Dal 2007 ufficialmente la radio dei Baresi, stiamo parlando di Radio Bari 88.8, con me il direttore artistico Pasquale 33, ma in realtà si chiama Pasquale Paparella. Svelato il segreto. Ciao Pasquale, innanzitutto tanti auguri perché il 4 luglio del 2011 la radio ha compiuto ben 4 anni. Da un anno ci sono anche una nuova frequenza che è 88,9 nel sud-ovest barese. Per cui per chi si sposta in quella zona esiste un'altra frequenza, bisogna un po' cercarla, a volte schippa in RDS e riusciamo ad allargare il bacino di utenza. Nasce il 4 luglio, appunto, come dicevi tu, Radio Bari, da un'idea di Maddalena Mazzitelli, quello di una televisione affermata oramai da anni, e pensare a una radio, perché no? Con un marchio così forte che è Radio Bari. Quello che si è pensato di fare è creare la colonna sonora in questa città, probabilmente quello che mancava. Si cerca di creare delle playlist che non sono banali, ma per tutti, naturalmente. Sono scelte accurate, fatte con artisti italiani e stranieri, ripeto, per tutti, ma non banali. La forza di Radio Bari, 4 anni possiamo dire che è cresciuta abbondantemente, nel senso che con questi mezzi, che può essere Facebook, che può essere il nostro sito, con email che riceviamo e telefonate, ci permettono anche di monitorare quelli che sono gli ascolti, a parte le agenzie di statistiche che di volta in volta ci rivolgiamo per avere un dato certo. Per capire come cresce la radio. Il dato è positivo di anno in anno, per cui si cerca sempre di migliorare. Miglioriamo con la musica, ma non solo. Miglioriamo perché ogni ora c'è un radiogiornale, per cui l'informazione per i baresi. Parliamo spesso della nostra squadra del cuore, che è il Bari. Abbiamo un programma radiofonico che si chiama Behind the Gang della mattina, dove ci colleghiamo direttamente con la TV. Ospitando spesso i responsabili amministratori della nostra città, di vari quartieri, comuni, province e regione. E chiaramente apriamo il tutto ai cittadini, la possibilità di poter chiamare, fare delle domande in diretta e mettere. Allo 080 501 4668. Ecco, questo è il numero. Mi ha svelato anche il numero di telefono, per cui da domani potete chiamare anche voi. Ma a prescindere dalla TV, lo potete fare direttamente con la radio. Dicevo, il tutto è cresciuto, ci accorgiamo anche dalle case discografiche che costantemente ci chiamano, ci mandano brani in esclusiva, in anteprima, oppure in radio date, con la possibilità di mandare in onda una canzone, così come accade in tutte le emittenti d'Italia, con i network affermati oramai da anni. Per cui ci sentiamo orgogliosi per questo. Pasquale, sveliamo un po' la questione della B in tutti i titoli dei nostri, perché anch'io insomma faccio parte della squadra, delle nostre trasmissioni radiofoniche. Beh, diciamo che dietro Radio Bari c'è un'autrice dei testi e quando abbiamo pensato a Radio Bari, un nome così forte, abbiamo pensato a realizzare in tutte le lingue del mondo i titoli di programmi che iniziassero con la B. Ma perché Bari? Solo per questo. Come dicevi appunto c'è Behind the Gang che va in onda dal lunedì al venerdì che si occupa prevalentemente di informazione e in particolare poi dopo il radiogiornale delle 8 con Alessandra Bucci appunto ospiti in studio e poi ampia pagina sportiva condotta da Mirko Cafaro e Cristian Siciliani. Quindi abbiamo fatto già 3 nomi, ma ci Certo. sono tante altre persone che lavorano con noi in altri programmi come Bia Confidential per esempio. Certo. Per chiudere completamente il discorso del Behind the Gang, il Behind the Gang è un programma, come dire, lasciato come spazio alla responsabilità pura della redazione giornalistica e devo dire che è un programma radiofonico e televisivo nello stesso tempo molto interessante perché diamo tutti i giorni informazioni alla nostra città, ripeto, dei vari quartieri e non solo, perché c'è una bella rassegna stampa di quotidiani locali,
diciamo che è abbastanza allargata. Poi ci sono opinioni di esperti giornalisti che intervengono di volta in volta, e questo è il Beyond the Gang, è un programma di informazione soprattutto, ma di intrattenimento. C'è il giovedì, ad esempio, in particolare, dove spesso trattiamo argomenti molto leggeri, invitiamo comici e non solo, la cosa diventa divertente. Subito dopo abbiamo un programma di intrattenimento, come fanno tutte le radio del mondo, che è quello di intrattenere con argomenti abbastanza leggeri, che è il BA Confidence, sono le confidenze dei baresi. Spesso accade che andiamo in giro, interpelliamo, intervistiamo gente di Bari per chiedere, ci inventiamo un argomento, la gente risponde e poi il tutto viene prodotto, post prodotto, messo in onda in maniera molto curiosa con l'aspetto introduttivo dello speaker.